adesso mettiamo già tutto il tanto, non è colpa mia, è colpa di mia madre, comunque che hanno mettato di tutto per riscattarmi, no? E diciamo cosa faccio? Cosa faccio io? Io e Emilio, nel senso che lavoriamo insieme da molti anni, abbiamo sviluppato oltretutto alcune apparecchiature le quali dovrebbero utilizzare nozioni della fisica quantistica per essere applicate alle patologie. Allora vorrei fare due piccole premesse, perché invece di dire tutto ciò che ottengo con queste macchine, che mi sembra, insomma, che posso accennare, credo che sia importante di sapere qual è il punto del tipo di macchine che noi facciamo. Tra l'altro, per la cronaca, io ho anche costruito molti anni fa una macchina che avete visto voi, che si chiama Sequex, io ne ero l'inventore. Sono passati molti anni e siamo proceduti oltre grazie a ricerche che, è doveroso dire, sono condotte non solamente da me e da Emilio, ma da un gruppo interdisciplinare di ricercatori che collaborano con noi. Quindi sono frutti di una ricerca interdisciplinare. Allora, se mi permettete, vorrei fare un piccolo, vorrei fare due o tre piccoli esempi. Quando Pasteur scoprì che alcune patologie erano dovute alla presenza di bacilli, semplificò enormemente il quadro delle patologie. State attenti che ci sono una serie di animali i quali li possono colpire e creare delle patologie. Quindi, introducendo delle sostanze che uccidono questi animali, alcune patologie vengono debellate. Qual è stato il risultato al netto? Se voi andate a vedere la mortalità nel mondo nei primi del Novecento, scoprivate che circa il 90% era dovuto a malattie di origine batterica. Se oggi andate a vedere il quadro, non ci vuole più di malattie batteriche, ahimè tutte le altre malattie, le cosiddette degenerative, non hanno trovato una soddisfacente soluzione. La mortalità è data per patologie che, nonostante le norme premesse e promesse fatte dalla medicina genica, da altri tipi, non trovano soluzione. Allora il problema ha due corni, ha due soluzioni. Prima soluzione: aspettiamo. Secondo, c'è qualcosa di profondo che noi non capiamo nel comportamento del corpo umano. C'è il cosiddetto convitato di pietra, cioè quello che a tavola regola il nostro organismo, ma noi non lo vediamo. Ecco, la nostra ipotesi e la nostra prassi è che il convitato di pietra, la forza dinamica che muove gli incontri cellulari e le reazioni, sia il campo elettromagnetico. Allora, volevo fare una prima constatazione. Chiunque abbia avuto la disgrazia, provenendo dal mio mestiere, cioè io studiavo fisica, di andare a leggere un libro serio di biologia, resta sconcertato. Cioè vede migliaia e migliaia di reazioni cellulari e enzimatiche che trovano uno straordinario ordine. E la prima domanda che si pone: come si fa a creare quest'ordine in una maniera così precisa, in modo che il corpo possa non solo mantenere la salute, ma possa normalmente, nel senso che la patologia è un'eccezione, ritrovare il suo equilibrio a fronte di eventi anche traumatici? Allora, in questo senso, allora, come diceva il grande scienziato Einstein, no? La risposta che mi sono dato è questa: qualsiasi evento, la vita che è l'evento più importante, non può essere troppo complicata, non del tutto semplice, ma non così complicata. E se uno guarda il libro di biologia si trova una complicatezza unica. In realtà non si insegna nelle scuole. Nelle scuole si insegna una vita rovesciata. Per comprendere un oggetto si dice: prima devi studiare dove sta, la sua statica sta lì, poi come si muove, la sua cinematica e in fondo la sua dinamica, le forze dinamos che lo muovono. Per dare un esempio, da sempre gli antichi hanno scrutato il cielo,
e hanno potuto mappare il cielo, dagli Assiri in poi. E però gli appariva come un mondo casuale, non ne cogliamo neppure il moto, finché non arriva il buon Galileo, il quale rovescia le concezioni cinematiche, cioè rovescia il fatto che prima i moti non avvenivano come loro si immaginavano, perché erano moti dovuti dal punto di osservazione, in realtà il Sole era pressoché immobile, la Terra girava, e quindi viene introdotto l'elemento cinematico, si scopre che ma la grande semplificazione la fa Newton, che con le sue leggi il cielo assume un ordine abbastanza semplice, che è un ordine che può essere persino previsionale. Vi faccio un esempio. Alla fine dell'Ottocento non si conosceva l'esistenza di un pianeta piccolissimo, no, che era Nettuno. Non se ne conosceva perché non si vedeva. Piccolissimo, era lontano, era piccolo, no. Si misura il peso, la massa gravitazionale e dici quando qui manca qualcosa, non si vede. Prevedono l'esistenza di un pianeta con queste caratteristiche e poi viene scoperto. Ecco che la grande semplificazione dinamica permette di risolvere con maggior semplicità la complessione dei fenomeni. E allora, prima di cedere le parole a Emilio, volevo farvi vedere un piccolo giochino che è allusivo di due fatti. Come dinamiche estremamente semplici possono creare fenomeni cinematici estremamente complessi, ma diciamo la stessa allegoria, considero quel giochino un'allegoria, mi può anche spiegare parallelamente che cosa può essere quello di cui tutti si riempiono, scusate se non vedo, come dire, riempirsi la bocca, quando si parla di una reazione olistica, no, cioè un grande spreco di parole, senza nessuna fatica per far capire il fenomeno. Allora, parallelamente, in un secondo, vi farò vedere un piccolo fenomeno banalissimo. Allora, vedete, tutti questi pendoli... Il microfono che si sente bene. Prendi quello... credo che... Non c'è quello portato. Sì, c'è. Vabbè, credo di avere la voce sufficientemente squillante per cui voi mi capiate. Allora, tutti questi oggetti sono collegati tra loro da questo triangolo. Se io muovo un solo di questi oggetti, e se io avessi costruito meglio questo accrocchio, voi vedreste che tutti quanti gli oggetti collegati da questo si muovono in un modo apparentemente disordinato. No? Scusate, non si muove. Comunque immaginatevi che ognuno di questi trasmette il movimento a questo, lo fa oscillare, e se io vado a osservare il movimento mi sembra incomprensibile. In realtà le leggi che regolano questo movimento sono estremamente semplici. C'è una certa forza che bisogna di mettere in moto, perché questa è una massa, una certa energia, e poi viene regolato dalla legge del pendolo. Il risultato è una composizione di moto apparentemente incomprensibile. Figuratevi quando gli oggetti in moto sono milioni, mi appare una confusione tremenda, no? Sotto cui ci stanno delle leggi meno tremende, comprese queste leggi meno tremende, presenti le leggi della vita, forse possiamo andare oltre. Come vi dicevo, questo stesso oggetto può spiegarci maggiormente l'olismo. In che senso? Nel senso che noi abbiamo una massa enorme dell'acqua, di acqua, no? Nel nostro corpo, credo sia il 70% in composizione. E tranne alcune frasi retoriche, l'acqua è vita, eccetera, eccetera, sostanzialmente la medicina la concepisce solamente come un solvente all'interno di cui sono presenti quei pochi soluti che c'entrerebbero. In realtà le cose non stanno così. In realtà l'acqua, prima di tutto, è un oggetto non compreso dal punto di vista della fisica, un oggetto stranissimo. E grazie proprio un nostro carissimo e scomparso amico, il professor Preparata, finalmente sì, è capito qualcosa di più dell'acqua e si è scoperto che il campo elettromagnetico è fondamentale per capire lo strano e incomprensibile comportamento dell'acqua. Di questo penso che Emilio vi potrà parlare con maggiore autorità, visto che Emilio è stato un coautore di questa teoria. Quindi l'acqua nel nostro corpo organizza e mette in sintonia, in olismo, in risposta unica,
vari oggetti dispersi. Se non ci fosse l'acqua, ogni reazione chimica avverrebbe per conto suo e non ci sarebbe la possibilità, come esiste in tutti i viventi, che in qualsiasi momento, qualsiasi micro reazione di tipo cellulare, qualsiasi reazione ossido-riduttiva, si traducesse in un sistema informazionale in qualcosa d'altro passante per l'acqua, la quale informa anche il moto dei nostri oggetti. Allora io amo dire che la vita non è una macchina, è un linguaggio. Che cosa significa un linguaggio? Un linguaggio è estremamente raccordato, estremamente elastico e risponde prima di tutti a un'esigenza che è l'esigenza fondamentale dell'informazione. Un'informazione è una cosa stranissima, trova un supporto, in questo momento l'informazione è supportata dalla mia voce, ma io potrei anche scrivere. L'informazione resta. Le caratteristiche dell'informazione sono esattamente le caratteristiche della vita. E io vi posso assicurare che prendendo alcuni fenomeni biologici, alcuni dei quali per esempio i miei primi lavori sui danni delle radiazioni, cambiando puramente prospettiva e dicendo ogni qualvolta avviene una reazione chimica, esiste sì un fatto fisico, ma il fatto fondamentale è il fatto informazionale. Ad esempio, quando io utilizzo un computer di quelli antichi, il fatto fisico era un magnetino che si girava da nord a sud, ma quello che era fondamentale per l'intera semantica del sistema era il fatto informazionale. Quello si traduceva in un linguaggio e questo garantiva l'enorme ricchezza non solo del calcolatore, che è molto banale, ma l'enorme ricchezza della vita. Io penso che a questo punto, Emilio, tu possa sì, debba. Sì, sì. Getullio ha ben delineato il progresso che la conoscenza ha fatto con la nascita della scienza moderna, che è stato il passaggio da una visione descrittiva della natura a una visione dinamica della natura. Cioè, la visione dinamica significa che io non do la descrizione del fenomeno, ma do la legge di formazione del fenomeno. Avendo realizzato questo, e avendo inoltre, seconda caratteristica della scienza moderna, posto l'attenzione non sull'oggetto così com'è, ma sui suoi componenti, cioè l'oggetto è stato rotto, come fa un bambino quando vispa intelligente, quando gli si dà un giocattolo, lui prima un po' ci gioca, dopodiché lo rompe per vedere come è fatto dentro. Ecco, la scienza moderna ha rotto la materia per vedere come è fatta dentro e ha scoperto gli atomi, i componenti subatomici, i protoni, i neutroni, i quark, nel campo della biologia, le cellule, gli organelli intracellulari, il DNA, le proteine, insomma tutte le cose che sapete meglio di me, e adesso abbiamo sul tavolo tutti i pezzi staccati del giocattolo smontato. Adesso siamo nel momento in cui bisogna fare un passo ulteriore, rimontare il giocattolo. Cioè, è chiaro che il bambino ormai la sua curiosità l'ha soddisfatta, cioè non sa in parte come è fatto dentro il giocattolo, cioè sa in parte i pezzi che lo compongono, però adesso deve vedere come cooperano, come lavorano insieme, perché diciamo, io posso sapere benissimo di quali e quanti atomi è fatto il gatto, ma l'insieme degli atomi che fa il gatto non è il gatto. Cioè, uno mi mette nel cavo della mano tutti gli atomi che compongono il gatto e dice adesso dammi il gatto. Non è automatico, non è immediato, cioè ci vuole la legge di composizione degli atomi che producono il gatto. E questo è quello che è la fase attuale, che, volendogli dare giustamente un titolo, si chiama proprietà collettive della materia. Cioè, una volta individuati i partecipanti al gioco, atomo 1, atomo 2, atomo 3, atomo 4, eccetera, eccetera, qual è la legge di cooperazione? Ecco, la parola chiave è cooperazione. La legge chiave di cooperazione di questi atomi, al termine delle quali esce il gatto, il coccodrillo, io, voi, eccetera. Benissimo, questo è il compito della fase attuale della scienza. Naturalmente, piccola parentesi,
succede in ogni cambiamento di moto c'è un attrito, perché purtroppo la scienza non è fatta soltanto di persone votate alla conoscenza, ma è fatta anche di persone che hanno interessi pratici. E siccome la posizione di scienziato, così come la posizione di avvocato, di professore, di ingegnere, di qualsiasi cosa, di giornalista, di qualsiasi cosa, è connessa con l'accesso a privilegi pratici, i privilegi pratici sono concessi a coloro che hanno la qualifica di esperto. E uno è esperto di una cosa se sa un certo insieme di cose, che ha imparato quando era giovane e fresco e che sfrutta quando è anziano e tardo nei riflessi, però, e in cui è maggiore il bisogno di avere privilegi pratici, in particolare la moneta. A questo punto, che succede se per un cambiamento delle conoscenze, le conoscenze che avevano dato a quella o quelle persone la qualifica di esperto debbono essere cambiate, rinnovate? E lui non è più esperto. E la moneta va. E quindi addio moneta, addio top model si fanno nelle manifestazioni per avere i finanziamenti alla ricerca, addio questo, addio quest'altro. E qual è la soluzione per questa? Che siccome per fortuna la scienza moderna ha istituito la procedura della peer review, cioè una cosa nuova deve essere sottoposta al giudizio degli esperti, e l'esperto dice che è tutta una stronzata. Così la cosa nuova non viene e lui continua a avere i suoi privilegi. La soluzione è semplice, naturalmente. E quindi, tenendo conto di questo intreccio tra l'interesse astratto della conoscenza e l'interesse concreto ai movimenti, si genera un attrito che naturalmente rallenta il moto. Va bene. E con questo la parentesi è chiusa e proseguiamo sul terreno della conoscenza. Ma questo serve per mostrare che il fatto che una certa conoscenza abbia dei ritardi a farsi accettare e affermare ha delle motivazioni che possono essere scientificamente indagate. E sono queste. Adesso torniamo a noi e al nostro problema dell'interazione tra gli oggetti. Questo problema è particolarmente acuto nella biologia. Adesso ripeto per la ennesima volta, per fortuna mia moglie non è in sala, perché mia moglie detesta le ripetizioni, quindi le volte che viene con me e sente che io ripeto sempre le stesse cose mi fa dei cenni di fastidio spaventosi. Allora, dato che non c'è, posso ripetere per la centesima volta un discorso già fatto, che è il seguente: immedesimiamoci, mettendoci dal punto di vista delle molecole, nella descrizione che la biologia molecolare fa del funzionamento della materia diversa. Allora, il successo indiscutibile, che ovviamente vi guardo bene al discutere, perché che ha avuto la scienza moderna, è preso un certo gran numero di atti biologici, ogni atto biologico è stato analizzato nelle sue radici molecolari, nel senso: perché io mi batto una mano in fronte, o batto un pugno sul tavolo, o mi gratto il naso, o faccio qualsiasi altra cosa, ci vuole una sequenza ordinata di reazioni biochimiche, per cui io i nomi delle molecole non li so per niente, quindi gli do dei numeri, la molecola 1 incontra la molecola 2, che poi insieme vanno a fare comunella con la molecola 3, e così via, e così via, e così via, in una sequenza che deve essere ordinata, cioè guai a invertire l'ordine degli incontri, guai a inserire altre molecole che non c'entrano. Quell'atto biologico è compatibile con quella sequenza ordinata di molecole, che oltretutto questa sequenza deve avvenire in tempo breve, perché io mica posso aspettare un anno prima di grattarmi il naso per le molecole. E quindi, dato che l'esperienza che queste cose accadono in breve tempo, vuol dire che la sequenza di questi incontri va sparata come un super rapido, e le molecole all'incontro ravvicinato di tipo chimico, anche questo è una battuta che faccio per la 50ª volta, ci arrivano rapidamente senza perdere tempo. Bene, com'è possibile tutto ciò? Questa è la domanda, cioè immedesimiamoci nella molecola. Allora, cominciamo dall'inizio, la molecola 1. Allora, la molecola 1 riceve da non so bene chi, qualcuno, la missione che deve incontrare la molecola 2.
immedesimati, ho fatto questo sforzo nella povera molecola. Allora, innanzitutto acquistiamo consapevolezza della sua fisicità, del suo corpo. La molecola 1 è una molecola che ha una forma, una struttura, alla luce della biologia molecolare è una talpa. Perché? Perché le forze chimiche sono forze a cortissimo range. Cioè, una molecola, per esercitare una forza di tipo chimico su un'altra molecola, ci deve arrivare proprio a contatto, non è una forza che si esercita a distanza. Cioè, se uno sta qua e due sta qua, le due molecole chimicamente si ignorano. L'interazione chimica scatta soltanto quando la loro distanza diventa dell'ordine del diametro molecolare. Cioè, sono forze a contatto. Allora, se noi interpretiamo le forze chimiche come gli occhi della molecola, la molecola è una talpa, cioè vede grigio attorno a sé fino a che non dà proprio di corda contro un'altra molecola e allora la vede. Ecco. Ovviamente, altro fatto, le molecole non sono monogame, cioè ogni molecola interagisce con una pluralità di altre, mica solo con quella. Mentre nello schema biochimico le molecole, almeno localmente, cioè nel tempo di quel ciclo biologico, sono monogame. Cioè uno deve vedersela con due e non con un altro. Allora, capite che il problema è concettualmente complesso, perché uno si muove a caso, dobbiamo dire, perché nello schema della biologia convenzionale non c'è un campo esteso che la pilota, la guida, quindi uno si muove dove capita capita, come si dice a Roma, do coio coio, va, e dove sta scritto che si deve imbattere nella molecola 2? Non c'è nessuna ragione al mondo. E supponete che invece lei che deve incontrarsi con 2 per dare ragione ai biochimici, mentre si muove cercando 2 e cercando al di là dei suoi spessissimi occhiali da chimica di vedere dove è due con cui farsi la sua reazione, a un certo punto gli passa davanti un'altra molecola che non c'entra, la quale con fare seduttivo gli dice: te la vuoi fare una reazione chimica con me? La molecola non è monogama e se la fa. Risultato: io il naso non me lo gratto più, ma mi alzo, vado al negozio e compro la Bibbia. Un altro ciclo chimico che da luogo. Questo non succede. Allora, siccome questo non succede, però può succedere benissimo sulla base del modo, perché la scienza funziona così, in particolare la fisica teorica. Cioè, qual è la funzione della fisica teorica? Prendere sul serio per un istante il quadro che gli viene proposto da chi ha commercio con la realtà, cioè lo sperimentale, dice: vediamo. E inserisce la logica, dice: se tu hai ragione deve succedere questo. Succede? No. Allora questa visione è sbagliata. Succede? Sì. Ah, allora andiamo, non che è giusta, giusto non si dice mai, però andiamo a vedere un'altra sfida. Allora, però per questo il modello può ancora rimanere in piedi, in questo senso. Il fisico teorico non dice mai a priori sì o no a niente, dice: vediamo. Questo è un insegnamento, diciamo così, di antidogmatismo. Cioè, non è affatto vero che l'antidogmatico è uno che deve dire no per principio a qualsiasi cosa. È dogmatico quanto quello che dice sì a qualsiasi cosa. Quindi non... l'antidogmatico è uno che dice: vediamo. Bene, allora, tornando al nostro schema. Siccome si arriva a un'incongruità, perché sulla base dello schema, così come viene comunemente presentato, non c'è nessun motivo per capire la specificità degli incontri e la loro velocità. Cioè, è come se la molecola 1 a colpo, boom, va addosso alla molecola 2. Cioè, 1, 2, pronto, arrivato. E com'è possibile questo? Con tutte le infinite molecole che stanno nella materia vivente, quello ti va a beccare proprio 2. Senza fare incontri spuri, senza incontrare molecole che non c'entrano niente, con cui può interagire benissimo dal punto di vista chimico, però di fatto non lo fa. Capite? Vi rendete conto dell'esistenza del problema? Di solito il progresso più difficile da fare nella ricerca è capire che c'è un problema, perché per il biochimico è tutto normale, naturale. Sì, noi abbiamo visto, tu ti vuoi grattare il naso e ci vogliono queste reazioni chimiche.
Sì, caro mio, non lo discute nessuno, non sto dicendo che hai torto. Però mi devi spiegare gli incontri perché avvengono così velocemente e senza sbagliare un colpo. Questo è il problema. E a questa domanda non danno soluzione, rispondono perché così è. Perché, infatti, ricordo, un mio breve scambio di opinioni col famigerato professor Boncinelli, quello che scrive su... che un maligno definito un giornalista dotato di laurea in fisica, che... per cui il problema cadeva dalle nuvole, il problema era, ma c'è il codice biochimico, ho capito, ma il codice biochimico è una parola, che ne sanno le molecole, che loro mica hanno il libero arbitrio, che ne sanno che devono obbedire al codice biochimico, ma è chiaro, si parla del codice genetico, C, ma i nomi non li so, C deve incontrare, interagisce solo con G, sì, all'interno del codice sì, interagisce solo con G, però se io piglio C e invece che G gli metto H, un'altra molecola, in una provetta, C e H interagiscono. Perché dentro la materia vivente non lo fanno? Questo è il problema. E fino a che non... cioè bisogna trovare la ragione dinamica del codice genetico o di tutti gli altri codici biochimici che stanno nella natura. Questo è il problema. Qual è la proposta di soluzione? La proposta di soluzione, ve la faccio breve e ricevo la parola a Gepù, che fa il passo ulteriore, è che ci vuole un messaggero che viaggi lontano, cioè non può essere, non può dipendere dalle collisioni, cioè ci vuole insieme alle molecole un altro attore aggiuntivo che è esteso, cioè ha la capacità di vedere con un colpo d'occhio tutte le molecole, quindi deve essere un oggetto fisico esteso che copre un volume ragguardevole, dentro il quale ci stanno tutte le molecole che ci interessano. Per cui questo agente esteso, che è il regolatore del traffico, vede uno qua, vede due là, perché li vede tutte e due con un solo colpo d'occhio, e gli produce una forza per cui uno e due, solo loro due e non gli altri, si vengono incontro e interagiscono. E nessun altro. È questo. Chi è questo agente? Nell'armamentario dei concetti della fisica abbiamo un candidato a ricoprire questo ruolo, perché questo è l'atteggiamento conservatore alla base del progresso, cioè prima di inventare oggetti nuovi che non esistono vediamo se tra gli oggetti che esistono ce ne sta uno che svolge questo ruolo, se non ne troviamo nessuno allora sbrighiamo la fantasia e ce ne inventiamo uno che non esiste ancora. Però tra gli oggetti già scoperti, collaudati, eccetera, ce n'è uno che può svolgere questo ruolo? Risposta, sì, si chiama il campo elettromagnetico. Esiste il campo elettromagnetico? Certamente. Qual è la prova che esiste il campo elettromagnetico? Berlusconi, se non ci fosse il campo elettromagnetico, la televisione non ci sarebbe e non ci sarebbe neppure Berlusconi. Quindi, allora, c'è il campo elettromagnetico. Sì, ci sta. Può svolgere questo ruolo? Sì, perché? Uno, il campo elettromagnetico copre, con le sue lunghezze d'onda, volumi vasti. Pigliamo per esempio, le frequenze tipiche che interessano la vita stanno dal visivo alle microonde. Pigliamo la frequenza più alta, che sta nel visivo, più o meno la lunghezza d'onda di un modo elettromagnetico che abbia la frequenza del visivo, quanto è lunga? È una frazione di micron, 0,4, 0,5, insomma una frazione di micron. In una frazione di micron, alla densità normale della materia, quante molecole ci stanno? Un bar, no? Cioè dell'ordine dei milioni. La distanza media tra due molecole qualsiasi in una cellula è dell'ordine dei 50 angstrom. Cioè, uno può stare ragionevolmente sicuro che se uno sta in un certo punto, due, ipotetiche, che sta in un volume che sta in un raggio di una cinquantina di angstrom tra due. Per cui, se c'è una lunghezza d'onda più lunga di questa distanza, la coglie certamente, la scopre e se la tira. Benissimo. Frequenze più basse hanno lunghezze d'onda più alte, quindi a maggior ragione. Benissimo. Allora, come estensione ci siamo. E la forza? Sì, ce l'abbiamo. Si chiamano le forze dispersive in natura, che sono quelle responsabili proprio della dispersione della luce, cioè si chiamano così.
il fatto che ogni frequenza viene trattata diversamente, per cui la luce si disperde. Questa è la ragione del nome. La forza dispersiva come è fatta? È un rapporto di due termini. A numeratore ci sta il gradiente del quadrato del campo, quindi vuol dire che questa forza è maggiore sui bordi. E infatti in biologia le cose più importanti accadono sulle superfici, dove il campo varia bruscamente la sua intensità, quindi il gradiente è alto. Nelle regioni invece dove è uniforme, questa forza è minima, il gradiente è minimo. Questo è il numeratore. E quindi questo modula e determina il luogo, cioè il numeratore determina i luoghi dove avvengono i fatti. Il denominatore dice quali fatti avvengono, perché nel denominatore ci sta il rapporto e la differenza tra il quadrato della frequenza della molecola del corpo materiale che oscilla e il quadrato della frequenza del campo. Quindi se io metto dentro la regione dove c'è il campo una molecola, si sviluppa una forza che dipende inversamente dalla differenza dei quadrati. Quindi a seconda del segno questa forza può essere attrattiva o repulsiva. Il che ci piace, perché per esempio nella biologia ci sono anche i fenomeni di rigetto, che sono forze repulsive. Quindi dobbiamo avere un meccanismo capace di produrre anche forze repulsive. Benissimo, quando queste due frequenze sono uguali, il denominatore diventa zero, la forza diventa grandissima. Quindi anche con campi deboli si possono produrre forze notevoli. Non solo notevoli, ma che operano a lunga distanza. Allora, pigliate due molecole che stanno all'interno dello stesso campo, lontane tra di loro dal punto di vista dei parametri chimici, però ricoperte dallo stesso campo. Supponete che la molecola 1, la molecola 2 e il campo abbiano la possibilità di risuonare sulla stessa frequenza, questi due signori sviluppano una forza attrattiva della Madonna, si vengono incontro velocissimi, solo loro e nessun altro, perché la forza è selettiva. Ci possono stare altri 50 milioni di molecole dentro questa regione, ma se oscillano su frequenze diverse non vengono toccate. Come quando uno in una folla, io ho il telefonino, un altro c'è il telefonino, i due telefonini risuonano, come succede quando io compongo il numero, perché componendo il numero io regolo la frequenza dell'antenna del telefonino. Quindi se io faccio il numero di un altro telefonino, è solo lui che mi risponde, dice: ma in mezzo tra noi due ce ne stanno 3.000. Per esempio, io faccio il numero di uno che sta a Londra. E quelli che stanno a Parigi, a Bruxelles, cosa, non interferiscono per niente, perché quelli hanno altri numeri e quindi risuonano su altre forme. Capite com'è importante il concetto della risonanza? Con questa proposta noi le difficoltà che vi dicevo prima le risolviamo in pieno. Però, perché questa soluzione sia possibile, ci vuole il campo elettromagnetico. Cioè, dobbiamo dimostrare che all'interno della materia vivente si possono produrre campi elettromagnetici di frequenza adeguata, e questi campi elettromagnetici a seconda delle loro frequenze spostano le molecole. Dopodiché abbiamo l'organizzatore del traffico e possiamo volare verso la comprensione dell'interazione della materia. E per fare questo volo dobbiamo ricorrere di nuovo all'amico Getulio, che ci ha insegnato come si fa a volare. Scusate, un esempio. Il discorso di Emilio: per fare bombe atomiche è buono l'uranio 235 o 238 che è raro in natura. Allora, cosa si faceva una volta? Si usavano le super centrifughe e, basato sul fatto che c'era una leggera differenza di peso, no, veniva proprio scremato il 235 e 238. Sapete come si fa oggi? Questo è stato denunciato con grande scandalo, mi hanno detto gli iraniani. L'hanno scritto, ma lo sanno tutti quelli che fanno questo mestiere. Si prende basandosi sul fatto che a partire dalla teoria quantistica si sa che ogni oggetto da fermo emette un debolissimo campo magnetico di precisa frequenza. Si prende un laser, lo si fa passare un vapore di uranio 235-238, il laser è esattamente la stessa frequenza del 235 e, utilizzando le leggi che spiegava Emilio, lui si risucchia solamente il 235 e lo spara fuori. Quindi
Purtroppo queste cose vengono usate solo nei fatti distruttivi, non vengono usate viceversa sui fatti che potrebbero essere distruttivi. Va bene. Allora, siccome io sono un veneto, come non si sentirà dall'accento, e quindi nel Veneto c'era una figura forte che era il piccolo industriale veneto, che Internostro, lo dico io, è una cosa disastrosa. Comunque io, per essere all'altezza dei miei conterranei, mi sono messo a costruire oggetti industriali che usassero questi principi, utilizzando molti amici, compreso Emilio, e ho fondato, com'è che si fa a dire questa? Come faccio? Allora, è bello vedere, come faccio a evidenziare, è bello vedere se utilizzando i concetti che seppur sommariamente abbiamo espresso, riusciamo a far succedere qualcosa nell'organismo vivente. Giù, presentazione. Ecco, ma non ci sono. Ovviamente come ogni buon industriale devo fare di propaganda, mi chiamo promette o non promette, ho fatto il mio mestiere di propagandista. Allora, volutamente io ho fatto delle cose scandalose. Perché scandalose? Perché per evidenziare un concetto bisogna portare le conseguenze al massimo. E il massimo è consistito di aver preso in un laboratorio presso la facoltà di veterinaria dell'Università di Padova dei ratti. Perché abbiamo scelto i ratti? Perché sono animali di laboratorio di cui si sa tutto. Preso un tipo di ratto, si sa quanto cresce, quando smette di crescere, quale peso massimo può arrivare, quanto è la sua composizione proteica e tutte queste cose. Abbiamo preso questi ratti. Questi ratti erano sostanzialmente degli ottantenni, cioè avevano 17 mesi, no? E non era prevista più nessuna crescita per questi ratti. E abbiamo preso la stessa nidiata e alcuni ratti li abbiamo trattati con le macchine che noi produciamo. Dopo 20 giorni di irradiamento il risultato è quello. Quelli sono i fratellini, quelli piccoli sopra, i quali hanno raggiunto il peso massimo raggiungibile dai ratti di quell'età, non crescono più. Quelli sotto sono i ratti che abbiamo trattato per 20 giorni. Allora, chi ha fornito questi ratti è una ditta internazionale, si chiama Charlie Reader. Il massimo ratto mai osservato della specie era diventato 720 grammi. Quelli sono più di 900 grammi e tutti vengono così. Ma soprattutto che cosa abbiamo fatto poi? Non su questi perché sono ancora arzillissimi, nonostante l'età, adesso è come se avessero 120 anni, siamo andati a vedere cosa succede nel loro organismo, perché noi ci eravamo proposti un fine, cioè di utilizzare quei campi per indurre determinate reazioni. Che reazioni volevamo indurre? La massimizzazione del metabolismo dei grassi di questi ratti. Cioè volevamo riportarli al metabolismo di un ratto giovane. Abbiamo fatto l'analisi dei grassi e della carne di questi ratti e tutto ci diceva che avveniva che l'organismo aveva fatto al massimo il suo mestiere e che prendere le sostanze alimentari, spezzarle attraverso determinati enzimi e renderli disponibili ai fattori di crescita. Quindi in buona sostanza abbiamo riportato quei ratti al metabolismo di ratti bambini, i quali crescono, si chiama fattori G. Allora ho usato la parola magica, che si chiama enzimi. Allora se voi ieri avete sentito una relazione sulla macchina che avevo fatto io, che si chiama Sequex, avete sentito che probabilmente io e i miei amici avevamo scoperto che non si chiama ionorisonanza ciclotronica, ma non ci siamo fermati lì. Abbiamo scoperto che nell'organismo tutto... Allora, nell'organismo esistono degli enzimi che sono dei catalizzatori. Un attimo. Ecco. Un attimo, scusate.
sullo schermo della macchina. Ecco, che cos'è un enzima? Prendete una reazione chimica. Le reazioni chimiche, quelle che avvengono nel nostro organismo, avvengono solo se un oggetto ha una certa energia. Dopo la reazione, l'insieme ha un'energia minore, altrimenti la reazione non avviene. Solo che molto spesso questa reazione non avviene perché, vedete, la particella che deve reagire deve fare un salto. Ve ne do un esempio tipico. Se voi prendete dell'acqua, cioè dell'ossigeno e dell'idrogeno, H2O2, se voi riuscite a spezzare l'idrogeno, quindi dandogli dell'energia, e l'ossigeno, create dell'acqua, H2. La miscela è tonante, cioè il sistema crolla verso un punto di energia inferiore e quindi c'è un'esplosione, è l'energia che viene rilasciata, ma prima bisogna dare dell'energia per spaccare la molecola dell'ossigeno e la molecola dell'acqua. Questa energia costituisce quella valle. Nel nostro organismo noi abbiamo lo stesso fenomeno. Tutti i corpi sono tendenzialmente tra di loro reagenti, a patto che alla fine della reazione l'energia del composto che si crea sia inferiore all'energia di partenza, solo che ci vuole una certa energia di attivazione. In genere, che si abbiano queste energie di attivazione, passa molto tempo. Perché? Perché il fenomeno può essere rappresentato da questo piccolo disegnino che ho fatto. Cioè si deve abbassare una saracinesca. Se solo se si abbassa quella saracinesca, che è quel salto di energia, avviene la reazione. Quando avviene la reazione, i catalizzatori biologici velocizzano le reazioni possibili di una quantità mostruosa. Ogni qualvolta noi dobbiamo fare un'operazione, noi dobbiamo velocizzare al massimo le reazioni chimiche che stanno dietro questa reazione, altrimenti i tempi sarebbero infiniti, sarebbe il naso di Emilio che non arriva mai. Quindi bisogna che partano dei catalizzatori. Questi catalizzatori si chiamano enzimi. Allora, molti di questi enzimi sono attivati da ioni metallici. Sono una specie di guantone in cui si deve incastrare uno ione metallico e quando si è incastrato parte una reazione, una ben precisa reazione che dipende dalla quantità di energia che è stata messa in campo per attivare uno specifico enzima. Allora, che cosa faccio io molto concretamente? Scusate se a questo punto la cosa rischia di diventare un po', diciamo, un po' pesantina, però è un passaggio che devo percorrere per capire cosa succede. Quando io do un'energia, l'energia può essere sprecata in tre maniere. Una, la posso utilizzare come calore. Una, lo posso sprecare come energia di ossido riduzione, come avviene nelle pile. Terza possibilità, essa emette un campo elettromagnetico. In genere queste energie, più un fenomeno chimico, ci sono tutte e tre in una certa dimensione. La parte più raffinata, più nobile di questa energia è il campo elettromagnetico, perché è una specie di bisturi che, come diceva Emilio, può creare esattamente la reazione desiderata. Allora, normalmente nel corpo, quando c'è una reazione enzimatica, viene evocato uno ione pesante e dell'ATP, che è un'unità energetica. Domanda: come viene speso quell'ATP? Risposta: l'ATP viene speso con un campo elettromagnetico di frequenza ben precisa che ha la possibilità di attivare e ravvicinare tutti i componenti. A questo punto, se noi dall'esterno facciamo tutto ciò che fa il corpo, noi riusciamo a vicariare le funzioni del corpo, e vicariando le funzioni del corpo noi riusciamo a ottenere dei risultati che a volte sono stupefacenti. Vi risparmio i miei interventi sulle patologie umane, nel senso che la pubblicità, insomma, deve essere un po' limitata, sono anche limitiamo. Faccio vedere solo una cosa che è estremamente importante. Noi abbiamo un oscilloscopio precisissimo, che è l'organismo, che è il nostro cuore. Ci sono alcuni enzimi che hanno la capacità di modificare le derivazioni di un elettrocardiogramma in una maniera precisa. Alcuni enzimi attivano la parte di spinta cardiaca,
gli altri l'energia, gli altri regolano e il ritmo con cui il cuore batte. Guardate per esempio questa esperienza fatta su cani. Vedete quelle due curve? Questa è l'altezza dell'impulso elettrico del cuore del cane, il quale viene stimolato attraverso gli enzimi che escono dal cuore. Poi a questo punto, a quel punto là, vengono dati gli enzimi che utilizzano il magnesio e voi vedete che il cuore in 10 secondi si stoppa. Cioè c'è la possibilità di comandare il ritmo cardiaco con debolissimi campi elettromagnetici all'esterno. E i campi devono essere debolissimi. Cosa interessante, poi il risultato permane. Tant'è che uno degli sviluppi che io ho in mente di fare è una macchina portatile, grande così, alimentata a batterie che dura circa mezz'ora. Siccome i campi sono debolissimi, però sono codificati su un linguaggio, come dico, è come parlare. Bisogna dare dei codici, solo che supportano l'informazione elettromagnetica. Stavo pensando di sviluppare, siamo in via di realizzazione, uno strumento da tavolo, un po' complicato, che non appena uno gli inizia una crisi anginosa o un infarto, viene acceso lo strumento, vengono attivate tutte quante le funzioni di alimentazione del cuore e si potrebbe teoricamente stoppare l'infarto. Come è stato possibile aggredire delle malattie che oggi vengono dichiarate come malattie o ereditarie o costituzionali o allergiche utilizzando questa tecnica? Cioè il problema che è stato affrontato è questo: noi per utilizzare una qualsiasi sostanza bisogna che essa sia biodisponibile, non basta che ci sia, deve essere ci deve essere un meccanismo tale per cui questa viene utilizzata. Esempio: le più grosse sconfitte che ha subito la medicina è con la gente la quale era medica. Si sa che il ferro è fondamentale, gli si dava del ferro. Risultato: la gente non solo restava medica, ma diveniva gran mal di testa e gran mal di pancia, perché il ferro non veniva reso biodisponibile. Perché fosse reso biodisponibile, bisognava che tutto il sistema organico incominciasse un complicato protocollo per cui il ferro faceva la sua funzione. Noi oggi abbiamo ridotto delle anemie tragiche in pochissime sedute, attivando gli enzimi che andavano a regolare l'attività dei nostri globuli con questa tecnica, dando campi elettromagnetici con le caratteristiche che spiegavo meglio, e poi attraverso le ionorisonanze dandogli a disposizione degli ioni attivatori. Ecco, questa per rientrare nel discorso di Emilio. Naturalmente una buona scienza teorica poi deve galvanicamente dimostrare che riesce a ottenere il suo obiettivo, nel senso che si fa l'esperienza, pressa poco l'esperienza, riesce. Vi posso assicurare che da questo punto di vista i risultati che abbiamo ottenuto sono estremamente soddisfacenti. Emilio, io credo che tu possa essere così. Sì. Scusate, perché io poi mi faccio le diapositive e poi come spatto, si può dire, perché seguo, soprattutto quando sono con Emilio, mi piace più sentirlo che parlare, francamente. Vi volevo dare un esempio. Quando vi dico che l'energia può essere spesa in molte maniere, guardate questo esempio. In questo caso l'energia è data da delle molecole di massi che cadono a terra. Fate conto che questa sia energia termica, questa si traduce in una movimentazione del terreno, uno scompigliamento, disordinato, non riesce a produrre azioni ordinate. Se voi vedete in questo caso, viceversa, se io ci metto una ruota, questa si traduce in un'informazione precisa che è un'informazione meccanica. Cioè la stessa energia può essere utilizzata in modo di aumentare il disordine sostanzialmente del sistema, come nel primo caso, oppure basta metterci una tipica, una rotante, ed ecco che la cosa si traduce in lavoro, si traduce in un'azione precisa. Quindi, in buona sostanza, se tutte le energie metaboliche possono tradursi non in disordine termico, ma in lavoro, informazioni, ecco che noi abbiamo
delle azioni che sono estremamente ordinate. Allora, il fatto che le energie metaboliche che noi utilizziamo non producono disordine è testimoniato dal fatto che il nostro corpo è sostanzialmente a temperatura costante. E poi il secondo evento che ci dice che noi l'energia di ciò che ingeriamo non viene spesa come calore è data da una legge banale della termodinamica, quella che presuppone il funzionamento dei motori a scoppi. Qual è il rendimento? Cioè il rapporto tra il lavoro che produce e l'energia spesa. È semplice. Abbiamo un oggetto, prendiamo un motore con una temperatura T1, la portiamo alla temperatura T2 attraverso un'esplosione. Il rendimento, il lavoro che può produrre, cioè l'informazione che può produrre della materia, è temperatura finale meno temperatura iniziale fratto temperatura iniziale. Siccome noi siamo a 37 gradi, se noi avessimo dei rendimenti termici dovremmo andare in giro con dietro la schiena un serbatoio di benzina, perché il rendimento sarebbe bassissimo. Evidentemente l'energia che noi produciamo nel nostro organismo deve essere spesa o come una pila in energia redox e o anche attraverso l'energia elettromagnetica. Diciamo, come diceva prima Emilio, la lanterna della scienza ha prima di tutto il compito di andare a determinare le maniere più probabili con cui i fenomeni avvengono, e una volta che le ha determinate, indagarle e riprodurle. È il tentativo che noi abbiamo fatto. Vai, Emilio. Dunque, allora, ripercorriamo un istante il cammino che ci ha fatto fare Cetulio. È partito dalla considerazione, questa empirica, che ogni reazione biochimica per avvenire richiede un enzima. Parola magica. Cos'è un enzima? Dal punto di vista del chimico, l'enzima è una struttura molecolare piuttosto grande, piuttosto estesa. Teniamo conto, l'unità di misura delle lunghezze nella fisica atomica si chiama angstrom, che è un 100 milionesimo di centimetro. Un angstrom è più o meno la dimensione di un singolo atomo. Bene, la dimensione media di un enzima è alcune centinaia di angstrom, quindi è una struttura piuttosto estesa. Scusa, lo faccio vedere, se metti, lo faccio vedere. Sì, è vero. Scusate, faccio vedere l'enzima. Sì, sì. È molto grande, mentre il sito su cui agisce è molto piccolo. Per agire l'enzima, come lui dice, ci vuole però una chiave, cioè l'enzima è un motore che però ha bisogno di una chiavetta d'accensione, la quale si chiama coenzima, che è una struttura molecolare molto più piccola, molto, cioè delle dimensioni di una molecola, e che ha molto spesso, anche se non sempre, però diciamo molto spesso, la caratteristica di avere degli ioni metallici al proprio interno, nel coenzima. Allora come avviene la sequenza? Un enzima può essere un motore che ha molte chiavette, non una, e ogni chiavetta attiva un particolare regime di funzionamento. Cioè l'enzima, quando viene attivato dal coenzima 1, attiva una certa reazione chimica 1. Quando è attivato dal coenzima 2, attiva un'altra reazione chimica e così via. Quindi l'enzima non è necessariamente monovalente, ma può avere una pluralità di impieghi, che vengono definiti dal particolare coenzima su cui si accoppia. Dopodiché, l'unione enzima-coenzima, cioè l'enzima senza il coenzima è un motore spento, viene un certo coenzima, l'unione dei due produce un'unità attiva, questa unità attiva permette che una certa reazione chimica, e solo quella, avvenga. Nella nomenclatura, questa mi diverte un po', un enzima viene individuato dal nome della funzione biologica che attiva con il suffisso asi,
perché scherzando dico, l'enzima che ci fa digerire la pasta e fagioli è la pasta fagiolazzi. È la regola con cui, per esempio, quelli che attivano l'idrolisi dell'ATP si chiamano ATPasi. Questo giusto per orientarsi nella nomenclatura. Allora, cerchiamo di capire, questa è diciamo la fenomenologia chimica, come in termini elettromagnetici noi possiamo capire come funziona questa. Allora, torniamo al modello che vi abbiamo esposto in precedenza. Campo elettromagnetico che oscilla su una certa frequenza. Due molecole che oscillano pure loro sulla stessa frequenza, quando questo succede le due molecole volano una nelle braccia dell'altra. Se questa risonanza manca, le due molecole si ignorano. Perfetto. Con questo schema, la selettività del mondo biochimico si capisce. Cominciamo a capire come può succedere la biochimica. Adesso, chi stabilisce su quale frequenza il campo oscilla? Ecco qua. Quindi, l'enzima come lo dobbiamo interpretare? L'enzima lo dobbiamo interpretare, visto che è esteso, che è dà il supporto materiale della regione in cui il campo elettromagnetico è acceso. Quindi sostanzialmente l'enzima è il macchinario che produce questo campo elettromagnetico. Benissimo, ma che frequenza avrà questo campo elettromagnetico? Questo evidentemente lo decide il coenzima, che frequenza deve avere questo campo elettromagnetico. E come fa? E qua ci grattiamo la testa, e però io vi comunico adesso una fantasia possibile. Cioè, le cose che una persona dice hanno diversi gradi di probabilità. Ci stanno i teoremi, che sono certezze pressoché assolute, ci stanno le ipotesi e ci stanno le fantasie. Un po' come nel linguaggio giuridico ci stanno gli avvisi di garanzia, i rinvii a giudizio, le sentenze di primo grado fino alla sentenza passata. Prego. Sì, signore. Allora, quindi ci sta tutta la sequenza di possibilità. Ecco, quello che vi dico adesso è un'ipotesi, però a me pare ragionevole, te la comunico poi, se non è vera, la prossima volta ci vediamo. Allora, nella teoria degli elettroliti, che abbiamo un po' elaborato, Giuliano Preparata, Martin Fleischmann ed io nel 2000, si fa vedere che gli ioni che stanno in soluzione oscillano in fase tra di loro, cioè al ritmo di un campo elettromagnetico che riempie un dominio di coerenza, la cui taglia varia inversamente con la concentrazione. Cioè più diluita è questa concentrazione, più esteso è il dominio di coerenza. Questa è una cosa interessante. La frequenza con cui il campo oscilla dentro questo dominio di coerenza ovviamente è l'inverso, perché il diametro del dominio è inversamente proporzionale alla frequenza. Più grande è la frequenza, più piccolo è il dominio. Più grande è il dominio, più piccolo è la frequenza. Adesso, nel caso degli ioni, la frequenza con cui oscillano varia proporzionalmente alla concentrazione, quindi la dimensione varia in modo inversamente proporzionale alla concentrazione. Quindi questo stabilisce in qualche modo un vincolo, cioè la frequenza con cui oscilla dominio di coerenza di ioni sarà la frequenza con cui vengono stimolati, gli ospiti nella regione. Però la dimensione varierà inversamente. Allora cominciamo a capire una cosa. Come fanno le varie parti biologiche a darsi una dimensione che è sempre quella? Uno può stupire, ma perché le cellule di un certo tipo hanno tutte lo stesso diametro? E questo diametro non varia. Perché, che ne so, i mitocondri hanno quel diametro e non un altro? Perché un organo, quando cresce fino a una certa dimensione e non di più? Questo evidentemente lo stabilisce, attraverso questa legge che vi dicevo, la frequenza del campo che regola
i suoi processi. Capite che cominciamo anche a capire, questo è interessante per l'embriologia, come mai l'embrione è crescente, si ferma a quella dimensione e non è che cresce di più di meno. Quindi è tutto un meccanismo non casuale. Allora che cosa vediamo? Vediamo che per stabilire su quale frequenza si attiva l'enzima giocano verosimilmente un ruolo gli ioni metallici che stanno nei coenzimi. Allora questi ioni metallici, che ovviamente saranno pochi visto che il coenzima è piccolo, cioè saranno pochi, quindi questi ioni saranno delle quantità estremamente modeste che possono anche coincidere con quelle che i medici chiamano gli oligoelementi, che sono un mistero nell'ambito della medicina ordinaria, perché gli oligoelementi sono pochissimi come numero. Non so, noi abbiamo tra gli oligoelementi, che ne so, il selenio per esempio, ma gli atomi di selenio che abbiamo sono pochissimi. Se fosse un meccanismo fondato su un incontro chimico, questi pochi atomi non possono essere in cielo, in terra e dappertutto. Quindi evidentemente non fanno un'azione di presenza. Allora, che azione possono fare? Probabilmente agiscono come antenne, nel senso elettromagnetico. Cioè, dato che sono pochi, producono un campo elettromagnetico la cui estensione, dato che l'estensione va inversamente con la concentrazione, è molto esteso. E noi abbiamo bisogno di un campo esteso, perché il campo esteso regola un gran numero di reazioni. Allora, gli ioni metallici nei coenzimi danno su una estensione apprezzabile, quindi che è importante per l'organismo, una frequenza specifica, che è quella che attiva l'enzima. Voilà, ecco come l'enzima ha scelto la sua frequenza. Un altro ione metallico darà un'altra frequenza, ecco come si stabilisce. Dopodiché, sulla frequenza che si è attivata, si incontrano le molecole. Dopodiché viene un bel meccanismo. Queste molecole, che sono quasi tutte allo stato ionizzato, infatti il fatto che sono ioni permette ai campi elettromagnetici di spostarli. Nella materia vivente le uniche sostanze che non sono ioni sono l'acqua, che è il fondamento con le sue oscillazioni di tutti questi campi, e gli zuccheri che servono, devono essere bruciati, poi tutto il resto è ionizzabile. Allora, a questo punto, queste molecole si vengono incontro, fanno la reazione chimica, e qua facciamo un passo ulteriore. Fatta la reazione chimica si produce dell'energia in senso algebrico, cioè talvolta si può anche assorbire dell'energia, cioè ogni reazione chimica c'è un bilancio energetico, cioè o energia prodotta o energia assorbita, quindi energia diciamo positiva o negativa. Questa energia che fine fa? Se non ci fosse la correlazione tra tutte le molecole stabilite dal campo elettromagnetico, questa energia sarebbe assorbita dalle molecole singole, le quali diventerebbero più veloci in caso di energia positiva, meno veloci in caso di energia negativa. Siccome la temperatura è nient'altro che l'energia cinetica delle molecole, si avrà un aumento o una diminuzione di temperatura, il che vuol dire che questa energia è andata in forma di calore, sia positivo che negativo. Questo è un possibile meccanismo che accade quando le molecole non sono correlate in fase da un campo elettromagnetico. Ma se lo sono, le molecole hanno perso la libertà di muoversi in modo indipendente, si debbono muovere cooperativamente. Allora l'energia in questo caso non può essere né assorbita né ceduta in forma di calore. Ecco come è risolto il problema della termodinamica. Allora questa energia va ad alimentare o a dealimentare, cioè a spegnere, modi elettromagnetici esistenti, cioè questa energia si trasforma nell'accensione o nello spegnimento di nuovi modi elettromagnetici, i quali avranno le frequenze che avranno, che dipende dall'energia di eccitazione. Allora che cosa succede? Che un certo campo elettromagnetico esistente fa avvenire una certa reazione chimica. Questa avvenuta spegne il campo elettromagnetico che c'era prima e ne produce uno nuovo. Questo nuovo fa accendere un'altra reazione chimica. Ecco come succede la sequenza. A questo punto, e finisco, c'è una cosa importante a cui noi amici abbiamo dato il nome di effetto Talpo,
perché noi siamo una società di mutue congratulazioni. L'essere umano non ha bisogno solo di ATP per l'energia, ma ha bisogno anche di, come dire, di gratificazione. Noi siamo una macchina che va avanti a gradire, quindi ci gratifichiamo. Lui prima ha parlato bene di me, ha gratificato me, e giustamente deve avere la sua quota di gratificazione. E la sua quota di gratificazione, che è l'effetto che vi sto per accennare, poi smetto, è l'effetto troppo. Quindi ci sta solo l'effetto Einstein, non l'effetto Heinz, c'è anche l'effetto troppo. Allora, l'effetto troppo in che cosa consiste? Nel fatto che uno ione che viene attivato, messo in moto, spostato, eccetera, nel momento in cui subisce questa trasformazione, reagisce emettendo a sua volta un campo elettromagnetico che va ad informare gli altri ioni, dice: guardate, mi è capitato qualcosa. Allora, questo fatto che è capito, questo è più che una fantasia, perché se ne ha evidenza empirica, che ogni volta che viene attivata una specie ionica compare un segnale che informa, evidentemente, questa è la base dell'olismo dell'organismo, gli altri componenti dell'olismo, cioè tutti i pezzi dell'organismo vengono informati in real time del fatto che qualcosa è successo e quindi si possono adeguare. E questa comunicazione avviene per via elettromagnetica. Per cui, per via elettromagnetica, quando accade un fenomeno ionico, tutti ne sono informati. Bene, ringraziamo il professor De Giudice, il professor Getulio Talpo.